Sono 6 settimane che è morto Turner e sono stato promosso. È Natale e siamo trincerati nella foresta dell'Ardenne in Belgio. Per il freddo pisciamo cubetti di ghiaccio. Sarà un vero inferno. Senza Turner non ci difendeva più nessuno. Credimi, Hazel. Volevo tornare a casa da eroe. Ma ora che comanda Pearson, potrei non tornare affatto. Buon Natale, Turner. Ah, Turner. Pearson ha fatto diventare caporale il campagnolo. Chissà che ne penseresti. Probabilmente che tu sei il solito stronzo, Aiello. Non è questo il momento. A Turner! Il solito fortunato. Sempre il primo, eh? Vi conviene darmi retta. Godetevi la serata, ragazzi, perché domani appena arriva il convoglio, voi sarete in prima linea a difenderlo. E Turner non sarà certo lì a proteggervi! Calma! Calma. Sei caporale ora, eh? Allora aiutami tu a calmarmi. Forza. Dammi una scusa. Ecco, come pensavo. Sono stato con lui 6 anni. 6 anni. Cazzo. Buon Natale del cazzo. Il convoglio è vicino ed è compito nostro farlo arrivare fino al Reno. Adesso dobbiamo solo sopravvivere al freddo. E a Pearson. Dagli stivali, cioè, sembrano nuovi. Già, li ha fregati un riservista. Un ragazzino morto congelato. Se Pearson fosse così taccaio, non sarei costretto a rubare. Tranquillo. Al riservista non serviranno. Dov'è il campagnolo che conoscevo? Se lo vedi, fammi un fischio. Gran bel Natale, ragazzi. Già. Perché dovrei sognare di starmene al calduccio con la mia ragazza? Quando sono qui a congelarmi il culo con voi. Oh, cazzo, arriva! Aiello, la mitragliatrice! Sì, sergente. Sergente, altre giacche o coperte? State benissimo così. A est sono messi male. Prendi delle munizioni, devi rifornirle. Senza quei colpi, Aiello resterà a secco. Allora è meglio non sprecare neppure un colpo. Basterebbe avere Hitler sotto mano. E la festa è finita, ce ne torniamo a casa. Non so se siamo peggio, per tutti infatti. Abbiamo dei ricognitori. Come va, Dennis? Cosa farai quando torneremo a casa? Dennis, che ci fai in questa parte della foresta? Ho delle munizioni. Eccolo qui. Il nostro Babbo Natale di fiducia. Un regalo di Natale. Che ci hai portato? Cioccolato? Calzini asciutti? Cazzo, crocchi alla collina, ore 12! Arma bloccata! Daniels, falli fuori! Tutto finito? Occhi aperti. Eccone un altro.
cazzo, è fuggito. Adesso avvertirà gli altri. Come cazzo fanno a superare la 88? Meglio se fai rapporto alla tenda di comando. Passami l'elmetto! Davis, che cazzo sta succedendo? Come i nostri? Tutti in prima linea, forza! Andiamo peccati, andiamo peccati. Vedete il dito sul pavimento, ragazzi. Armi pronte! Occhio al fronte! Occhio a quegli alberi! Avanti, io arrivo. Oh, caporale. Ho una sorpresa per lei. Lui è Howard. Sono onorato di conoscerla. Mi dispiace, non mi aspettavo. Di lavorare con un tecnico così bravo? Howard era nella compagnia che ha preso il crinale. Non credo li lascino combattere. Sì, già. Ci lasciano anche morire. Bene. Arriverà il convoglio e i crucchi scateneranno l'inferno. Non ci sono riserve. Siamo noi le riserve. Dovremmo chiedere supporto aereo. Guarda. Daniels si ricorda di essere un caporale. La radio funziona. Sì, meglio non farci affidamento. I nostri piloti sono già impegnati. Scorte, facciamo rifornimento! Assicuriamoci che questi ragazzi arrivino. Sì, se sono rimasti lì. Tu con la vita, giusto? Condizioni estivali! Buon Natale, signori! Una benedetta! Arrivano! Muovete il culo! Daniels, andiamo! Giusto! Cazzo di lei! È finita! Stai bene! Sopravvivere! Vogliono fiaccarci prima di attaccare! Dobbiamo trovare Pearson! Informazione su Pearson! I mezzi tedeschi sfondano le nostre linee! C'è una radio nel vecchio bambotto! Avanti, copritemi! La farò andare! La bambusto è sopra il nemico! Ehi, adesso sei un caporale, cazzo! Agisci come tale! Non possiamo andare là fuori con lui! Sei del Queens! Non mi sorprendo! Se lo dici tu... Ehi! Ero sottufficiale! Ho rinunciato ai gradi! Muoviamoci! Subito! Fammi strada! Ormai il mondo va alla rovescia! E non ti ho ancora preso a punto! Ehi, datevi da fare! Se Howard muore, siamo fregati! Daniels, andiamo! Arrivano i trucchi! Batteria nemica, escono dalla foresta! Ma la radio, nemico questo! Vicino agli alberi! Daniels, aiutami con la radio! Eccola! È messa di merda! Ci vorrà più del previsto! Teneteli occupati! Hai detto poco! Proteggiamo Howard! Attenti agli alberi! Crucchi in arrivo! Copritemi! Merda! Merda! Qui siamo bersagli facili! Difendete Howard! Circondati! Daniels, non ho ancora finito! Howard, ci resta poco tempo! Mi sparano! Soldati in arrivo dalla foresta! Tutto questo per una radio! La radio è a posto! Quasi finito! Richiedi supporto aereo! Rover Joe, Rover Joe! Qui Dogwood White 5! Chiediamo supporto aereo! Basso! Ricevuto Dogwood White 5! Supporto aereo già assegnato per bombardamento pesante! Tempo all'arrivo ignoto, passo! 509 qui comando! Richiesta urgente di supporto aereo ravvicinato! Richiamate la squadra appena raggiungete l'area bersaglio! Ricevuto! Eseguiremo appena i bombardieri saranno al sicuro.
Rotta modificata. Siamo a 3 minuti dalla zona bersaglio. Proteggiamo i pezzi da 90. Fuoco di contraerea nemico. Evitate il fuoco di contraerea. Restare in formazione, accanto ai pezzi grossi. Portiamoci in testa al gruppo di volo. Calmando. Facciamo attenzione ai crucchi. Nemici ore 2, in alto! Eccoli, eccoli! Non devono colpire i bombardieri. All'attacco! Un altro gruppo a ore 9. Sono veloci! Dietro di te! Motore danneggiato! E ora in coda! A sinistra, a sinistra! Mirata stretta! Sono ferito! Ho la gamba passata! Tutti i sistemi in avaria! Non lasciate in difesa quei bombardieri! Winston, alla foresta! Precipitiamo! Bombardiere abbattuto! Cavra, cavra! Un altro gruppo a ore 9. Sono veloci! Ce l'ho nel mirino! Ho un crucco in coda! Ha colpito l'ala sinistra! Tutti i sistemi in avaria! Ho
Occhio, altra contraerea! Ho parlato troppo presto! Mayday, mayday, mayday! Ci hanno colpiti! Colpiti! Motore sinistro fuori uso! Spazio aereo libero. 16 chilometri al bersaglio. Ecco che tornano! Dietro di noi! 16 chilometri. Ecco che tornano! Dietro di noi! Ottimo lavoro! Quel crucco si avvicinava troppo! Wes, vattene da lì, ti sta addosso! Ne ho uno addosso! Passo a sinistra, io vado a destra! Sistemi in avaria! Altro bombardiere a bordo! Non riesco a seguirlo! Tira a destra, a destra! Quasi alla zona bersaglio. Facciamo spazio ai bombardieri. Bocche cucite e informazione con me. Comando, qui 509. I bombardieri sono pronti a fornire supporto aereo. Ricevuto 509. La nona divisione corazzata è impegnata contro fanteria e mezzi blindati nemici. Passo. Rover Joe, Rover Joe! Qui Dogfoot White 5! Siamo in condizione critica! Dov'è il nostro supporto aereo? In arrivo, Dogwood White 5, 80 km di distanza, passo! Andiamocene da qui, forza! Veloci, dobbiamo tornare al fronte! Indietro, via, via, via! Sono dietro di noi! Arriva il supporto aereo! Non duriamo molto! Avvicinare ai carri! Cazzo!
Teniamo d'occhio quegli alberi! Occhio! I crucchi torneranno presto! Movimenti tra gli alberi! Mezzi pesanti! Ci servono altri carri armati! Sono usciti allo scoperto! Quant'è che Pearson ha perso il lume della ragione? Meglio se non rispondo. Beccherà una medaglia. Beh, non è andato. Siamo fortunati a essere vivi. Per ora.
Daniels, occupati subito di quei gruppi. Sì, sergente. E balla su. Ho già visto quello sguardo. Appena prima di Cassarin. Siamo in me. Nonostante i tentativi di Pearson di ucciderci, siamo riusciti a difendere il convoglio. È stato un gran brutto colpo per i crocchi. Turner ne sarebbe fiero.